È un successo la manifestazione che si sta tenendo in questi giorni nel complesso del Real Collegio. Anche nel terzo appuntamento del Festival del Volontariato l'affluenza si rivela alta. Tanta la voglia dei lucchesi di conoscere le associazioni, che con i loro stand occupano uno spazio espositivo di 600 metri quadri e che grazie al loro impegno sostengono ogni giorno moltissime persone in difficoltà. Fra questi troviamo il banco di Silvio Palermo, presidente di Made in Jail. La nostra associazione si occupa di formazione in serigrafia, quindi la stampa delle t-shirt che vedete qui dietro di me. E attraverso la vendita di queste t-shirt finanziamo l'associazione e facciamo lavorare i detenuti e gli ex detenuti. Fra i tanti curiosi che si fermano a leggere le scritte sulle magliette, c'è anche qualcuno che per dare una mano sceglie di acquistarle. Così, tanto per dare da un aiuto a questi ragazzi, no? Ma camminando per i corridoi del Real Collegio, i banchi sono davvero tanti, ognuno con uno scopo diverso. Questi prodotti in particolare sono prodotti di Libera Terra. Libera Terra è appunto la sezione di Libera che mette, diciamo, in circolazione con un riciclo positivo quelli che erano stati le ricchezze illegali accumulate dalla mafia. Solidarietà e voglia di aiutare il prossimo, nonostante i tempi di crisi in cui stiamo vivendo, si percepiscono anche fra i numerosi visitatori che, per questi 4 giorni, preferiscono fare la spesa al Festival del Volontariato. Ho comprato il couscous e i ceci di Libera e li ho comprati prima perché mi piacciono e poi sono biologici e poi sono di Libera.